Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, io sono Erika. Nel video di oggi faremo una makeup battle, makeup challenge, chiamiamola un po' come ci pare. Qui ne avevo già registrata una l'anno scorso per quanto riguarda high cost e low cost. E siccome li volevo prendere un pochino questi video un po' diversi, un po' dal solito, e io oggi farò, come avrete letto dal titolo, la versione glowy versus matte, quindi una parte diviso con prodotti e con un finish assolutissimamente luminoso, glowy, quindi super bello come piace a me, e una parte assolutamente matte, quindi opaca. Vi ricordo che se ancora non siete iscritti al mio canale di iscrivervi perché siamo a 400. Io vi ringrazio, ancora non me ne capacito perché mi sembra di essere stata l'altro ieri a 100 e invece ho già 300 di voi con me in più. Quindi io vi ringrazio ad ognuno di voi che si iscrive, che mi commenta, che mi lascia anche semplicemente un like o che fa anche semplicemente la visualizzazione, che mi supportate, vi mando un grossissimo bacio. Quindi ricordatevi di iscrivervi se ancora non l'avete fatto, lasciare un pollice in su se questa tipologia di video vi piace, se volete attivare la campanellina in modo che così non vi perdete nessuno dei miei prossimi video. Gli occhi voglio farli assolutissimamente di un colore lilla, viola, perché non mi trucco quasi mai di questo colore e comunque il lilla mi piace molto come mi sta. Quindi ho preso praticamente tutte le mie palette che contenevano rosa, lilla, viola, eccetera. Ho deciso che faremo questa parte glowy e questa parte matte. Direi di cominciare subito con appunto i primer. Io come primer ho preso per la parte luminosa barra idratante il Water Jelly di Huda e per la parte mattificante per eccezione il Pore Professional di Benefit, perché comunque oltre che andare a riempire i pori fa anche proprio questo effetto matte. Credo che già si possa notare e oltretutto ho notato anche che minimizza un pochino i rossori, o sbaglio, perché di qua sono rossa, di qua no. Vado con il Water Jelly. Non so perché mi brucia un pochino qua intorno al naso. Spero non contenga alcol, perché sennò. Mi sono accorta che questo primer contiene alcol dal fatto che mi sta bruciando. Io le altre volte che l'ho applicato non mi bruciava. Mi sta bruciando tutta questa parte qua, tutta fino a qui. Alcol sarebbe al 1, 2, 3, 4, 5 posto. Mi dà noia il fatto che mettendo un primer mi bruci la faccia, cioè non è normale. Dovrebbe essere un primer idratante. Vabbè. Dalla parte glowy, quindi, andrò a mettere anche l'illuminante Face and Body di Kiko, che così va a illuminare un pochettino. E oggi useremo appunto, utilizzando due fondotinta, due spugnette. Questa è semplicemente di un kit che ho comprato e questa è quella dell'edizione di Niloufar di Wycon. Come fondotinta e correttore ho deciso di mettere dalla parte matte Fenty Beauty con Camouflage di Essence. Dall'altra parte ho deciso di mettere il NARS, che è assolutamente luminosissimo, con il nuovo correttore Best Skin Ever di Sephora, perché comunque è difficile anche trovare un correttore abbastanza illuminante. Ed essendo che questo comunque è specializzato nel matte, e questo comunque dovrebbe avere un effetto un po' più naturale, quindi spero che sia leggermente più glowy. Di entrambi vado a metterlo sia prima del fondotinta che dopo, perché come vi ho detto nella top 5 non hanno una grandissima coprenza. Questo mi sembra che copra leggermente di più, questo di Sephora, sapete? Però vedete com'è già più illuminante di questo? Ok, vado a mettere il fondo di ognuna delle parti e poi riprendiamo col correttore. Diciamo che mentre questo è proprio il mio colore di match, questo è un colore che mi fa un pochettino più viva, non so come spiegarlo, mi fa un pochino meno morta, vedete? Hashtag meno morta. Ritorniamo ai nostri correttori, che ora dovrebbero essere un pochino più coprenti. Io ve lo dico già, poi a fine video voterete voi la parte che vi piace di più, però io sono già per la parte glowy, cioè, mi piace molto di più, illumina molto di più. Anche come colorazioni, questo era molto più chiaro come il fondo e questo era molto più non rosato, però beigiolino, un po' così che andava bene con il fondo. Andiamo con bronzer. Nella parte matte vado con Huda, nella parte glowy vado con Kiko, ma lo mescolo a questo più scuro di Charlotte Tilbury, così fa un effetto un po' più brillante, dato che non ne ho brillanti, che poi direttamente
essendo così scuro potrei andare anche con solo lui. Dalla parte glowy vado con un pochino di blush, ma leggero leggero, perché questo non è proprio del colore per cui poi vado a mettere sopra. Direi che in entrambe le parti possiamo passare con la cipria. Come cipria ho una novità che ho visto da una influencer, ed è la nuova Powder Bright di Revolution. Non è più Makeup Revolution, è Revolution, e sotto poi c'è scritto Makeup Revolution London. Ed è una Brightening Pressed Powder, quindi questa brightening andiamo dalla parte di qui. E questa è una cipria super piallante, infatti l'ho presa subito a un costo di 9,99€ e io l'ho comprata su Pink Panda. E dall'altra parte, per rimanere sempre in tema piallante, vado con questa di Huda, la Easy Bake nella colorazione, ho rovesciato tutto, Sugar Cookie. Che bella è! Questa poi però è adatta proprio a fare baking, guardate qui com'è, mamma mia, ha tagliato tutto, shacked! È proprio per andare proprio a fissare, se volete una cipria che dura tanto, questa è top. E poi nel resto del viso andiamo con un pennello all over. Andiamo di là e proviamo questa novità, che per fortuna il corriere non mi ha rotto, perché era arrivata con tutto questo pan staccato. Per fortuna il pan proprio della cosa non si era rotto. Voglio provare andando a prendere un pad in tessuto e vediamo qual è. Questa è proprio anche una cipria studiata proprio per il contorno occhi. Vediamo qual è quella più piallante. Premessa, questa contiene silica, quindi potrebbe, non è detto, ma ha più percentuale di fare flashback che quelle che non la contengono. A livello piallante credo che comunque vinca Huda, credo, ditemi voi. Non mi dispiace, non è ancora però ai livelli di quelle ovviamente di Too Faced e Huda. Dalla parte matte vado a utilizzare le polveri di Too Faced nella Coco Contour. E come blush, ovviamente illuminante di qua non ne metteremo, come blush vado a utilizzare questo di MAC, perché è proprio quello matte che ho per eccellenza, di questo colorino, però non è molto scrivente, questi qua di MAC non lo sono molto. Andrò con la terra luminosa che ho, questa di Nabla, questa anche se non è che fa un effetto super luminoso, però assolutamente è quella più luminosa ed è la mia preferita. Compratevela ragazze, perché tutti dicono sì però non è super scrivente, va lavorata eccetera, anche quella di Too Faced va lavorata, è veramente di ottima qualità e l'effetto che fa rimane molto naturale, molto leggero e io lo amo, l'amo. Io ho la colorazione Soft Revenge. Come blush, appunto, ne ho preso uno luminoso, cercando di rimanere in tema lilla. Ho preso questo di Kiko della collezione Mood Boost, cioè il colore Perfect Move. Mettiamo un po' di set. Da questa parte vado a mettere questo di Essence e da quest'altra matte questo di Kiko. Come basi vado a mettere di qua naturale questa di NARS e di qui vado a mettere quella di Anastasia, così le differenziamo, le vado a mettere entrambe. Io direi che ci occupiamo prima della parte matte, perché ovviamente sarà quella un po' più semplice. Direi di partire assolutamente da questo e andrei a fare una specie di transizione. Vado dalla Mercury e prendo il lilla. Si chiama Libra, bellissimo lilla. Non voglio farlo diventare troppo viola. E andrei per fare un eyeliner con questo qua rosa. Ok. Questo è, l'ho fatto leggermente più spessino qua, perché tanto poi andiamo a mettere le ciglia finte. Quindi nella rima cigliare inferiore vado sempre con un po' di lilla mescolato a quest'altro rosa un po' più neutro. Se questi presi un po' così in modo un po' spesso fanno fallout. Negli occhi dentro, per rimanere sempre in tema viola, vado con la matita viola di Astra. E mi sa che faccio le sopracciglia prima di fare quest'altro occhio. Adesso andrei a prendere la palettina di Too Faced. E da qui vorrei cercare di prendere un po' più questi colorini qui. Sempre dalla Mercury, che è la mia base ed è la mia vita. Prendo il lilla per forza, perché comunque voglio cercare di mantenere lo stesso colore almeno. So, ok, come base ci siamo. A Too Faced prendiamo lo Spice of Life. E vado intensificando un pochino. Ok,
Qua non farò eyeliner, qua mi sono mantenuta con la parte scura. Io volevo mettere questo, però non è che ci sono molte differenze, cioè uno è un po' più violaceo rispetto all'altro, questo è più violaceo, però guardate che bei riflessi. Vediamo un po' dalla Mercury se c'è qualche lillina, anche questi di Huda, guardate, cioè subito puff, ha illuminato tutto. Fatta ciò, messa anche un po' di matita nera, direi di che metto intanto la colla sulle ciglia finte e poi facciamo le labbra. Dalla parte più viola, lilla rosata, che poi più che lilla è proprio venuto un po' più fucsia, vado a mettere la Rose Vine di Wycon. E da quest'altra parte un peletto più scura, sempre di Wycon. Questa è della Intense Lip Pencil, invece questa è della Waterproof. Vado a mettere Sangria. Come non ho rossetti lilla, ma li ho solo rosa, ma io sapevo che un giorno questo mi sarebbe diventato utile, ho un rossetto lilla, che uno metterebbe da Halloween perché questo ingiallisce i denti come non so cosa, però li vado un po' a mescolare, ok? Nel senso, non lo so dove, non so come, magari li mescolo un pochino qua, perché questo è proprio lilla lilla. Mescolo prima con quello shiny di Sephora, vado a mettere di qua, vedete come è cambiato? Wow! Provo a mettere un pochino qua. E con questo, per renderlo ancora più luminoso, vado a metterci un gloss. Quale se non meglio di questo lilla nella colorazione 27 di Kiko. Ok, non so se ho messo tutto bene, mi sono anche sporcata sotto l'occhio, ma non fa niente because you love me nonostante tutto. E questa ciglia mi sta ancora di più chiudendo l'occhio. Vorrei fare un attimo i complimenti a questo mascara di MAC, perché non mi ricordavo, ma unisce le vostre ciglia alle ciglia finte con una perfezione e una maestria che da pochi, veramente. Cioè, complimenti MAC. Allora, questo è il look finito. Non so se toglierle o lasciarle, perché non è che ho dei capelli stupendi e non stanno giù da soli. Questo è il look terminato. Che terminato? Che terminato, manca l'illuminaggi. Spero si noti, spero vi piaccia e sono contentissima di... Non pensavo di fare un look total lilla, anche comprese le labbra, però in effetti non andavo a mettere un gloss o non andavo a mettere niente. Fatemi sapere voi nei commenti quale vi piace di più, quale vi ha soddisfatto, quale ricreereste, in base anche ai vostri gusti. Io sinceramente devo dire la verità, nonostante io sia per la base matte, cioè per la base glowy assolutamente, devo dire che non mi dispiace neanche la base matte come è venuta, e devo dire che negli occhi, nonostante mi piaccia come brilla eccetera, io sono molto più portata a fare look del genere, ovvero total matte. A me il look sull'occhio total matte mi fa impazzire. Quindi apprezzo la base di uno e l'occhio dell'altro, però sono, mi piacciono entrambi tutti e due. Quindi il video termina qua, spero che vi sia piaciuto, grazie per avermi tenuto compagnia, spero di avervi tenuto compagnia anche a voi. Mi raccomando, lasciate un like se questo video vi è piaciuto, commentarlo mi raccomando con quale parte preferite o che ricreereste. Se vi sono piaciuti un po' i prodottini che ho utilizzato, perché ne ho utilizzati parecchi. E niente, noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao ciao!